Proseguiamo dalla domanda che abbiamo lasciato. Vedo che ci sono già un po' di persone. Ok. Ah, tra l'altro qua adesso una ragazza ci sta chiedendo. L'endometriosi, mi sta chiedendo, può essere la causa dei miei aborti e anche problemi di impianto della DCP? L'endometriosi, con la sua localizzazione al livello dell'utero e di conseguenza si chiama adenomiosi, sì, può dare dei problemi di difficoltà impianto embrionario, sicuramente. E sono delle situazioni particolari, non facili da risolvere con le terapie giuste, con le indagini giuste, si possono prima di tutto inquadrare bene e di conseguenza cercare di risolvere. Per esempio, per essere più preciso, in queste situazioni di adenomiosi è necessario di fare un'isteroscopia, cioè la visualizzazione dell'interno della cavità uterina attraverso una fibra ottica, e con questa isteroscopia diagnostica si visualizza soltanto la morfologia della cavità uterina, ma fatta da un isteroscopista esperto e che abbia un occhio di riguardo non soltanto dal punto di vista ginecologico, ma soprattutto dal punto di vista riproduttivo, può capire meglio queste isole di adenomiosi, perché molte volte hanno anche un substrato fibroso, e di conseguenza cercando di poi di correggerle. Ci chiedono riserva ovarica a 0,36, due impianti con FIVET, entrambi sono falliti, però con attento. Mi chiede se c'è possibilità oppure è meglio valutare la strada nel caso dell'eterologa. Come tante volte, come dicevo già all'inizio, l'età è fondamentale, ma comunque così in valore, diciamo, assoluto, un antimileriano 0,36 è basso, ma visto che due precedenti iniziali impianti, vuol dire che comunque questo endometrio e quegli embrioni sono riusciti a comunicare. Hanno realizzato, diciamo, quella prima comunicazione necessaria per l'impianto, e di conseguenza è essenziale, con un valore ancora basso così di antimilleriano, di vedere quanto è la conta follicolare, cioè per capire la riserva ovarica nel suo intero, diciamo, di fare questa un'ecografia che si fa entro il quinto giorno del ciclo, per contare i follicoli primordiali esistenti sull'ovaio di destra e sull'ovaio di sinistra, perché poi avere per esempio un antimilleriano 0,36 con due follicoli, allora la risposta è chiaro che non ha tanto senso di riprovare, ma se è un 5-6 ovociti ci sta eventualmente un altro tentativo. Non so se questa signora ha già fatto anche una diagnosi genetica per impianto, allora è da vedere che ci contatti e Esatto. parla esattamente sulla situazione specifica. Esatto. Sì. Tra l'altro avevo avuto modo anche di, proprio con questa ragazza, di fare una piccola consulenza e tra le tante cose anche lei mi raccontava che aveva problema dell'endometriosi, quindi magari ci sarebbe anche da andare a trattare, intervenire su quello e poi nel caso riprovare o valutare la strada più idonea. Ecco. Quindi c'è anche questa problematica che tutto insieme può comunque non agevolare sul subito, diciamo, Sì. arrivo del positivo. Allora, qui mi chiedono, ritiene sia rilevante il KIR? Che tipo di terapia consiglia per lei KIR AB C1 C1 e lui C1 C2? Suona come un gioco, no? No, non è così. Allora, questi KIR, che sono, diciamo, dei fattori immunologici, fanno parte della categoria dei fattori immunologici che intervengono nell'attecchimento embrionario a livello intimo, definirei a livello all'interno dell'endometrio, nelle prime fasi di sviluppo.
E c'è una moltitudine di fattori di istocompatibilità, così chiamati, adesso non voglio entrare in dettagli che sono sicuramente noiosi e non è questo il riferimento alle ultime linee guida, ma non perché, ma per dirle che tutti questi fattori di istocompatibilità, per cui anche il KIR con queste sottodivisioni per lui e per lei, sono deboli se non addirittura inesistenti, diciamo, i dati della letteratura fatti su centinaia e centinaia di casi. E di conseguenza sono non a livello clinico, non vengono richiesti normalmente o comunque non vengono ricercati, e di conseguenza sono a livello, diciamo, di ricerca, a livello di studi scientifici in cui si sta studiando, perché è ancora tutto in divenire. Perché da una parte e dall'altra parte, per quello che riguarda e cosa fai quando trovi magari una situazione che ti dice che non è quella migliore da questo punto di vista, purtroppo non esistono, sono, diciamo, inventate, tra virgolette, diverse terapie negli ultimi anni, ma è poco efficace o comunque alcuna efficace. Per cui non esiste una terapia specifica, ci sono, diciamo, terapie con cortisonici, cioè addirittura, ripeto, con iniezioni endovena di antiglobulinici, ma non sono di pratica corrente. Per cui, ripeto, questo non vuol dire che questa persona non può avere una gravidanza, ma direi di non fissarsi o comunque guardare soltanto questo aspetto o vederlo come da non superare, perché il rimanere incinta, e credo io, dico io, è fatto di tanti piccoli pezzi, no? È come fosse un mosaico. Alcuni pezzi sono più grandi, altri più piccoli, alcuni sono più importanti, alcuni meno importanti. E tutti insieme, a un certo momento, si arriva a una massa positiva che porta poi al test di gravidanza positivo, alla gravidanza clinica e al desiderio di tutti, cioè di avere un bambino sano in braccia tra 9 mesi. Perché questo è l'obiettivo reale. Giustissimo. Cura antibiotica prima del transfer può favorire l'attecchimento? No, così per dare una risposta subito. Certo che se esiste un'infezione che è stata riscontrata magari nella preparazione dell'endometrio e cerchi di fare una cura antibiotica prima di fare effettivamente il transfer embrionario, si può fare, ma non in maniera profilattica. Facciamo il transfer embrionario e come quando fai l'estrazione di un dente, a profilarsi si dà un antibiotico. No, non funziona così o comunque. No, assolutamente. Direi che non le chiamerei neanche mode, ma ci sono, diciamo, questi chiamati nella letteratura adds-on, che praticamente sono componenti aggiuntivi più disparati possibili, diciamo, integratori, non integratori, vitamine, non vitamine, una marea, ma non esiste nessuna base scientifica. Domande, perché le dirò io, per quanto poi mi confronti con tutte le coppie quotidianamente, sento tanti che a scopo preventivo danno questo benedetto cortisone, ma che poi. Ma sì, ma anche il cortisone può avere senso e ripeto, in certi contesti assolutamente sì. Per esempio, se esiste che è abbastanza frequente, una paziente con una tiroidite autoimmune che già si corregge con farmaci, ma magari ha un titolo di anticorpi molto alto, ha avuto un aborto, allora sì che li provi anche con questo, perché tornando a quello che raccontavo prima, questo dialogo che si instaura tra l'embrione una volta arrivato in questa casa, cioè nell'endometrio, deve essere accolto.
Per cui una sana, normale reazione infiammatoria deve essere, è come un comitato di accoglienza, dico io, ma se questa accoglienza è esagerata lo soffoca, non trova come altrettanto se per esempio facendo una terapia cortisonica esagerata, eccessiva, inutile, distruggi tutta l'accoglienza, non fa nessuno, siccome si trova come in quella pubblicità, no? È da solo e di conseguenza non viene accolto e non trova l'ambiente. Qua abbiamo un'altra domanda sulla diagnosi genetica preimpianto. Io gliela faccio ugualmente, anche se prima l'ha spiegata benissimo, visto che il pezzettino della diretta di prima non si sa fino a che punto si è sentito. Qui mi chiedono FIBET con diagnosi genetica preimpianto. Nessuna blastociste sana a 39 anni, quindi parlavamo anche prima del fattore età e mi chiede, vale la pena ritentare? Nessuna blastocisti sana, dipende anche qua, rispondo subito cosa voglio dire con questo dipende, perché si sa che la riserva ovarica già dopo i 38 anni comincia a ridursi, anche in presenza di una buona conta follicolare, i valori diciamo, ormonali conformi all'età. E di conseguenza si riduce non necessariamente come numero di ovociti, ma sicuramente come loro qualità. E parlo della qualità genetica. Ci sono ormai i dati consolidati che a 38-39 anni già metà degli embrioni arrivati allo stadio di blastocisti che si ottengono diciamo, con un ciclo di fecondazione in vitro, 50% geneticamente non vanno bene. Per cui per questa persona 39 anni, prima di tutto dipende quanti ovociti ha avuto per poi ottenere un top numero di blastocisti, perché se per esempio ha avuto un 10 di numero di ovociti e 3 o 4 blastocisti, dal punto di vista statistico può ancora provare una volta, perché statisticamente magari la seconda volta di 3 o 4 blastocisti sarà anche uno, quello giusto, euploide per poter dare la gravidanza. La prossima domanda, io l'ho segnata perché è un dubbio che anche lì diverse coppie hanno quando devono fare dei viaggi, ecco, per trasferire da una parte all'altra le loro blastocisti. E qui mi chiedono, praticamente hanno trasferito dalla Grecia due blastocisti che sono arrivate poi in Italia qua da noi e mi dice il viaggio può compromettere la qualità? Ho avuto un aborto ritenuto a 8 settimane. Quindi mi chiede se il viaggio tutto il processo no, no, per normalmente ci sono diciamo, i corrieri che eseguono diciamo, questi trasporti di embrioni nei paesi dell'Unione Europea e non soltanto, che sono certificati a livello europeo, per cui permetto di dire che sicuramente non è stato quello il fattore che ha inciso su questo risultato. Benissimo. E qui ci colleghiamo. Il fatto che se l'embrione, appunto, essendo congelato prima di fare il transfer con lo scongelamento, i biologi l'hanno visto come si sono riprese le principali diciamo, segni di vitalità dell'embrione, come si è espanso eventualmente, per cui se era tutto regolare da questo punto di vista, non è il trasporto che incide sui risultati negativi. Esatto. Io qui ho altre ultime due domande che si collegano un po' al discorso iniziale che lei ha fatto bene e che per sicurezza adesso vado un attimo a riprenderlo così nel caso qua ce l'abbiamo, per quanto riguarda appunto il quando si definisce un aborto ripetuto. E qui ci dicono, questa ragazza ha fatto due transfer. Il primo transfer ha avuto una GEU. Il secondo beta a zero e mi dice si può parlare nel mio caso di fallimenti di impianto? È una situazione che dal punto di vista teorico, quello che parlavamo all'inizio, sicuramente non è fallimento di impianto, ma sicuramente per me è un importante segnale d'allarme. E lo interpreto prima di tutto perché GEU vuol dire gravidanza extrauterina, vuol dire che quell'embrione arrivato dentro l'utero
non ha trovato l'ambiente giusto, per cui è andato dall'altra parte. Purtroppo è andato in una delle tube, ha continuato il suo sviluppo, poi si è fermata la gravidanza con la gravidanza estrauterina. La seconda volta è stato un fallimento di impianto o magari una gravidanza biochimica.